Fino al 4 febbraio 2018 al Metropolitan Museum of Art di New York, una grande mostra dedicata ad Edvard Munch. L'esposizione presenta 50 dei capolavori dell'artista norvegese, divenuto famoso per la sua pittura espressionista, in grado di rappresentare, attraverso un forte segno grafico e pittorico, l'ansia e il dramma umano. Capolavoro su cui verte la mostra è l'opera dal titolo Autoritratto tra l'orologio e il letto, uno degli ultimi lavori di Edvard Munch, dedicati all'analisi più intima e buia dell'uomo e proposta come una nuova chiave di lettura per tutta la sua arte. Inoltre, verranno presentati al pubblico per la prima volta negli Stati Uniti 16 autoritratti e opere, rendendo così unica per la sua ricchezza e lo sguardo critico questa mostra d'arte. Infine, più della metà delle opere presentate facevano parte della collezione personale di Munch e personalmente custodite dall'artista durante la sua vita. Edvard Munch, conosciuto da tutti per il suo incredibile urlo, viene così presentato al pubblico con una grande retrospettiva che indaga l'innovazione dello stile di questo artista, fatto di colori vibranti e grandi pennellate in grado di deformare la realtà e rappresentare l'anima più turbata dell'essere umano. Sarà presente all'esposizione l'opera precursore del famoso urlo, dal titolo Despair, ovvero Disperazione. Mettendo a confronto le due opere, possiamo notare che il paesaggio è il medesimo. I colori del cielo, ricco di toni rossi e gialli, il ponte che taglia la scena in profondità e le due figure che passeggiano di spalle ormai in lontananza. Ciò che cambia è il segno dell'artista sulla tela e l'immagine della persona in primo piano. Queste rendono Despair un'opera più silenziosa, malinconica, riflessiva e introspettiva, al contrario dell'urlo, che è un grido dell'anima, un'esplosione di emozioni, colori e intense pennellate. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 4 febbraio 2018, per trasferirsi poi al Munch Museum di Oslo dal 12 maggio al 9 settembre. Cambiare il modo di concepire l'arte è la filosofia del progetto Arte su misura che Emanuela Orler intende promuovere attraverso Affordable Art Point. L'esperienza di un'azienda e di un nome legato da generazioni al mercato dell'arte ha spinto Emanuela Orler a mettersi in gioco e a sperimentare idee innovative ed originali nel campo dell'arte. Dalla collaborazione e dal lavoro di squadra che coinvolge artisti in primo luogo, ma anche architetti, designer, curatori e naturalmente fruitori, nasce questo progetto. L'opera d'arte oggi non è più soltanto l'investimento economico di un collezionista su grandi nomi. Diventa valore aggiunto per chi l'acquista, avendo la possibilità di adattarla alle proprie esigenze. Arte su misura significa, infatti, arte contestualizzata all'ambiente in cui la si colloca, personalizzata e su misura per lo spazio che l'accoglie, scelta da chi quel luogo lo vive quotidianamente, studiata insieme a chi la crea. È un progetto rivolto a chiunque abbia voglia di trasformare in qualcosa di artistico lo spazio in cui vive. Un progetto rivoluzionario e che sembra ambizioso, è vero, ma anche una grande opportunità creativa che offre infinite possibilità di realizzazione. Pareti, soffitti, vecchi mobili, porte o finestre, ma anche luoghi come terrazzi, giardini, cantine, garage, piscine, uffici e locali potranno essere ridisegnati su misura. Perché l'opera d'arte non è più considerata solo oggetto che abbellisce un ambiente, diventa essa stessa espressione di quell'ambiente. Cambiano i luoghi dell'arte, si interviene direttamente sullo spazio sfruttando nuove e insolite superfici da dipingere, nascono progetti personalizzati per ogni tipo di ambiente, rispettando il concetto di accessibilità che caratterizza il marchio Orler Affordable Art Point. Un'idea innovativa che mi piace paragonare al concetto di site-specific art, spiega Emanuela Orler, perché pensata per un luogo, inserita in un preciso ambiente, progettata per quella specifica situazione. Un'opera d'arte risulta contestualizzata quando riesce a creare un'interazione con il luogo in cui è inserita. Ciò a cui Emanuela Orler punta con questo progetto è portare artisti e clienti verso questo nuovo modo di concepire l'opera d'arte. L'artista di oggi dovrà interrogare l'ambiente, comprenderne le caratteristiche dello spazio e della superficie che ha a disposizione per creare un lavoro che consenta anche al fruitore di interagire con il luogo e con l'opera.
Se in casa hai uno spazio con misure impossibili nel quale vuoi inserire un quadro, esemplifica Emanuela Orler, noi possiamo aiutarti facendo realizzare all'artista il quadro su misura per te. Con l'aiuto di un architetto progetteremo l'opera preparando un rendering gratuito che ti farà vedere le possibili soluzioni e quando avrai deciso l'artista realizzerà il lavoro per te, su misura per lo spazio della tua casa. E le opportunità sono davvero tante, non solo per la casa ma anche per il giardino, il terrazzo, un locale commerciale, un ufficio. Oggi il progetto Arte su misura si colloca nel panorama dell'arte contemporanea come ricerca di una nuova espressività creativa che va a dare nuovo valore e nuovo significato, personalità e peculiarità all'ambiente in cui viviamo. Una vera e propria sfida che coinvolge artisti e fruitori dell'arte. Un'installazione a soffitto di dipinti che andranno a completare l'allestimento delle due vetrine dedicate all'oggettistica d'arredo dello showroom di Cernusco sul Naviglio di Arredamenti Perego. È The Floating Ceiling, la nuova proposta natalizia di Affordable Art Point e Perego, visitabile dal 7 dicembre al 6 gennaio 2018. Un'occasione per considerare ancora una volta l'arte da un diverso punto di vista, non più come tradizionale opera a parete, ma piuttosto come completamento nella progettazione su misura di uno spazio. Agli artisti, selezionati e scelti da Affordable Art Point, è stato chiesto di realizzare appositamente per questa mostra un'opera leggera da essere appesa a soffitto, circolare nella forma, con una visione prospettica dal basso. Perché l'idea che sta alla base del progetto Arte su misura è quella di considerare l'opera d'arte inserita in tutti quegli spazi cui mai avremmo pensato, come ad esempio il soffitto. Ecco allora che tra le soluzioni di arredo pensate da Perego fluttueranno i dipinti degli artisti di Affordable, attirando l'attenzione dei visitatori non solo per le diverse espressioni artistiche e i diversi stili proposti, ma soprattutto per la loro collocazione. E sarà anche l'opportunità per acquistare, durante il periodo natalizio, un'opera d'arte ad un prezzo accessibile, scegliendo fra le proposte del panorama artistico contemporaneo emergente. Ogni artista presenterà insieme all'installazione a soffitto anche una serie di opere di piccolo formato, tante possibili idee regalo. Nato a Bologna, avvicinatosi al mondo dell'arte come autodidatta, Domenico Asmone riesce a ritagliarsi una forte presenza nel mondo delle mostre dell'arte emergente e contemporanea. La sua arte astratta è fatta di casualità e allo stesso tempo di grande equilibrio. In ogni tela ciò che colpisce sono la presenza materica delle pennellate e l'armonia dei colori. Questi si uniscono creando opere di forte impatto visivo ed emozionale. Potremmo definire le sue opere un barocco astratto, proprio per la ricchezza della materia, dei colori vivi e brillanti e della forte gestualità del segno pittorico. Nilo Bazzani è un artista veronese, formatosi al liceo artistico, presente in diverse mostre, collezioni private e attivo come decoratore d'arte. La sua pittura trova forti radici nell'arte figurativa e nel futurismo, proprio perché l'artista unisce la rappresentazione visiva della città contemporanea, fatta di grattacieli, automobili e luci, con la sua intima essenza, fatta di velocità, movimento e caos. Per questi motivi la sua pittura veloce, essenziale, graffiante e sintetica si unisce al sapiente uso equilibrato del colore per cogliere il movimento delle persone nella città, delle automobili fra i palazzi, dei flash delle luci, rimandando fortemente all'arte futurista. Artista modenese, Franco Bulfarini è laureato in discipline giuridiche, ma ha sempre mostrato interesse per l'arte. Vi si avvicina da autodidatta, sperimentando tecniche e materiali, approfondendo lo studio delle diverse espressioni artistiche contemporanee, fino a giungere ad uno stile proprio, l'indeterminismo estetico. Attraverso immagini in divenire, l'artista descrive una realtà futuribile, scenari cosmici capaci di comunicare idee e pensieri, trasportando con sé sensazioni ed emozioni. Razionalità e istinto si fondono nelle opere di Franco Bulfarini. Il colore esalta la bellezza intellettuale di tale dualismo, lasciando sempre spazio all'immaginazione. Mondi ideati nell'infinità della propria mente e fissati nella dimensione finita della tela, in un insieme di linee morbide e sinuose e di cromatismi che si ripetono ritmicamente, generando una visione ultraterrena del mondo in cui viviamo, nel quale tutto è indeterminato. Artista di Padova, Marc Cattaneo frequenta la scuola d'arte, studia la lavorazione del legno, dall'intarsio all'ebanisteria, per passare poi alla pietra, all'argilla e a svariate tecniche pittoriche.
negli ultimi anni concentra la propria attenzione sulle ossidazioni e le corrosioni del metallo. In ogni sua opera, Marc Cattaneo racconta le diverse sensazioni emotive della materia, un genere figurativo astratto nel quale la figura non è riconoscibile come forma, quanto piuttosto come sensazione. L'artista esprime il trascorrere del tempo che si manifesta nell'ossidazione della materia, indicando quindi la mutevolezza dell'esistenza. Marc Cattaneo descrive la natura con il colore, con i materiali utilizzati, con i segni lasciati dal tempo e le impronte dovute all'intervento dell'uomo che testimoniano l'esperienza vissuta di ogni opera. Artista pisano, si forma all'interno di un istituto d'arte per poi approdare nel mondo dell'illustrazione e del fumetto. È proprio attraverso l'illustrazione che possiamo leggere l'arte di Gianluca Citi, fortemente legata al disegno, al fumetto e alla street art. Le sue opere infatti colpiscono per l'uso del segno grafico estremamente raffinato e stilizzato e per l'introduzione di nuovi materiali come gli smalti industriali, la grafite e supporti di cartone. Questo dona ai dipinti un senso di contemporaneità e di vicinanza con il mondo che ci circonda. Osservandoli sembra di passeggiare immersi nel caos della città e improvvisamente fermarsi per vedere e ammirare in silenzio un'opera di street art, fatta di colori brillanti, forme essenziali e pura energia. Gianluca Citi è così in grado di coniugare l'uso magistrale del disegno, come testimoniano i raffinati volti delle sue donne, con l'innovazione dell'arte di strada e dell'uso di nuovi materiali contemporanei. Ivo Compagnoni entra nel mondo della pittura alla sola età di 13 anni, dipingendo paesaggi ispirati alla campagna attraverso la tecnica d'olio, per poi maturare e mutare il suo linguaggio nel tempo fino ad approdare all'astrattismo, grazie alla magistrale padronanza dell'uso del colore e del disegno. È dalle sue radici pittoriche che è possibile comprendere l'arte di Ivo Compagnoni, perché anche nell'astrattismo non abbandona un forte senso estetico per il disegno, per la rappresentazione della natura, dell'uomo, delle sue emozioni e dei colori che appartengono alla terra che lo circonda. Una realtà e una natura che non sono definite nel segno, ma che affiorano dall'accostamento dei toni sulla tela, dai disegni geometrici che si formano e dai piccoli frammenti inseriti in grado di richiamare la vita reale. L'artista poi si accosta alle grandi ricerche e avanguardie del Novecento, inserendo nelle opere materiali raccolti dalla vita dell'uomo o scritte capaci di richiamare sensazioni, ricordi ed emozioni, presentando e non solamente rappresentando allo spettatore il mondo che lo circonda. L'artista rende così viva la sua tela e porta lo sguardo dello spettatore oltre l'apparente astrattismo. La materia, l'accostamento di colori caldi e freddi e i segni graffianti si mescolano e si fondono tra loro, creando un perfetto equilibrio che scuote l'animo di chi osserva questo frammento di mondo e di inaspettate sensazioni. Laureata in Lingue e Letteratura Straniera all'Università di Pisa, Ornella Gario insegna inglese fino al 2007, per poi abbandonare questo mondo e dedicarsi pienamente a quello della pittura. Dedica le sue ricerche alla pittura figurativa per poi approdare man mano all'informale. Un'arte informale che nelle pennellate di Ornella Gario diventa sempre più materica, densa di colore e dalle tinte quasi monocrome. Nelle sue opere infatti predominano i toni caldi legati alla terra, i marroni e i grigi, proprio a sottolineare un forte senso di richiamo alla natura. Attraverso queste opere lo spettatore è spesso portato a vivere emozioni legate alla natura che lo circonda e a leggere nella densità della materia un forte richiamo al mondo più incontaminato e primitivo. Artista campano Mario Lanzione nasce a Sant'Egidio del Monte Albino, si forma al Liceo Artistico di Salerno e all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Pittore informale, coniuga nelle sue opere geometria e materia, razionalità e irrazionalità, attraverso un evidente contrasto tra chiaro e scuro. L'idea dell'artista è quella di riuscire a dare l'impressione di un soggetto figurativo là dove non si vede, rappresentarlo nell'astrazione, pur mantenendo la veridicità del suo significato. Artista italiano, Enrico Magnani inizia a dipingere sin da bambino e si muove oggi in un panorama internazionale. Le sue opere figurano in musei, fondazioni, gallerie private e istituzioni pubbliche. Agli inizi figurativi subentra poi una transizione verso l'astratto.
Ricercatore scientifico, Enrico Magnani utilizza la razionalità per spiegare, attraverso l'emotività e quella casualità irrazionale dell'arte, verità universali che difficilmente possono essere comunicate. L'arte è comunicazione per Enrico Magnani, il mezzo più efficace per spiegare e trasmettere il proprio messaggio. Il dualismo cromatico, l'energia del dripping, la corposità di sabbie e terre amalgamate nel colore. L'artista utilizza tecniche e materiali diversi, trovando ispirazione nei quattro elementi, che traduce visivamente sulla tela in forme simboliche e archetipe, vicine alle più antiche tradizioni spirituali d'Oriente e di Occidente. E da un'esplosione di materie e sensazioni nascono cieli e pianeti, gli universi stellati di Enrico Magnani. Artista di Ferrara, Rita Mazzini è conosciuta come creativa di oggetti d'arte, autrice di libri di poesia e animatrice culturale. Nelle sue entropie, le forme si generano spontanee, di slancio, come percorsi che trasportano pensieri e idee, che dal disordine mentale diventano sulla tela armonia di linee e di colori. Il cromatismo, in questo racconto astratto, un alfabeto pittorico introspettivo, è generato dall'assegno e bilanciato dai giochi di luce e di ombre. Artista veronese, studia a fondo l'arte pittorica e l'uso del colore, frequentando diversi corsi di pittura. Attraverso l'arte astratta, Roberto Modenese è in grado di indagare e cogliere l'essenza del mondo che lo circonda. La matericità della pennellata e l'intensità del colore alludono a forme rubate alla natura e rimandano a intime sensazioni che scuotono l'animo dello spettatore. La pittura di Roberto Modenese va oltre il semplice termine di astrazione, perché proprio attraverso l'uso dell'arte astratta crea un'immagine e una rappresentazione poetica del mondo che ci circonda. Attraverso le sue materiche pennellate, dense di colore e pregne di toni, è possibile leggervi il silenzio di una montagna, la pace di una collina toscana o il tumulto delle onde del mare. Artista milanese autodidatta, Giuseppe Portella crea opere frutto di una profonda ricerca nella mente e nell'anima, volta a esprimere l'estetica e la bellezza attraverso rinnovati canoni e tecniche artistiche legate al mondo dell'arte astratta e informale. L'artista si relaziona con una materia viva e particolare, come la resina, la lavora e le dona una forma, un colore e una luce, cosicché essa possa prendere nuova vita dalle sue mani. Resina, colore, materia e luce sono quindi i punti che caratterizzano tutta la ricerca artistica di Giuseppe Portella, che lavora in orizzontale per domare questo elemento plastico, che ha già una sua vita fluida e veloce e che, unita ai pigmenti naturali, prende una forma tridimensionale, ricca di sfumature e lucentezza, che portano lo sguardo dello spettatore nella profondità e nell'essenza più primitiva dell'opera. Artista albanese, Fatos Ribai ha frequentato il liceo artistico e l'Accademia di Belle Arti. Trasferitosi in Italia, continua a coltivare la passione per l'arte, raccontando in ogni dipinto luoghi e atmosfere che hanno segnato la sua vita. Essenzialità dei volumi, semplicità compositiva, espressività cromatica, un realismo che rasenta l'astrazione nel disegnare paesaggi silenziosi ma emotivamente eloquenti. Il colore, dai toni accesi e brillanti, risulta dominante rispetto alla forma e, declinato in sfumature diverse, descrive i sentimenti pensati dall'artista. È nel colore che Fatos Ribai fonde sogno e verità, rendendo irreale la quotidianità. Rita Vitaloni è un'artista di Savona, diplomata al liceo artistico, frequenta l'Accademia di Belle Arti di Cuneo e si diploma in pittura e in grafica. Nei suoi lavori testimonia il proprio stato d'animo, l'inquietudine che ha spesso segnato la sua vita personale. Il colore diventa specchio dei propri sentimenti. In queste opere, fortemente materiche, monocromatiche e nere, la luce naturale riflette e si insinua tra le forme, lasciando specchiare su di esse l'ambiente circostante. Il pensiero, l'idea, il concetto che sta alla base dell'opera sembra voler uscire dalla tela e cadere addosso all'osservatore, rendendolo così partecipe del proprio disagio. The Floating Ceiling sarà visitabile dal 7 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 presso Arredamenti Perego a Cernusco sul Naviglio, Milano. Dal 10 gennaio 2018 fino a Pasqua l'installazione si sposta a San Martino di Castrozza presso la Galleria Orler e successivamente sarà a Marcon, Venezia.
Il realismo magico va in scena alla MART di Rovereto dal 3 dicembre 2017 fino al 2 aprile 2018, un'occasione imperdibile per ammirare dipinti di De Chirico, Felice Casorati o Carlo Carrà, con oltre 70 opere che raccontano il periodo del primo dopoguerra caratterizzato dal recupero della tradizione pittorica con uno sguardo costante al passato. Fino al 18 marzo 2018 Padova presenta la mostra Rivoluzione Galileo, l'arte incontra la scienza, presso il Palazzo del Monte di Pietà. Un'esposizione che indaga il genio indiscusso di Galileo, che ha ridisegnato l'universo, attraverso innumerevoli opere, da Guercino, Artemisia Gentileschi, a Previati, Balla, fino ad Anish Kapoor, che, attraverso la sua opera d'arte contemporanea, aprirà il percorso della mostra. Van Gogh tra il grano e il cielo, curata da Marco Goldin presso la Basilica Palladiana di Vicenza fino all'8 aprile 2018, presenta in via eccezionale un numero elevato di opere del pittore olandese, ben 43 dipinti e 86 straordinari disegni. La mostra si presenta come un evento unico, dove il percorso sarà in grado di unire la bellezza delle opere dell'artista con il racconto della sua vita. Inoltre, un film creato per la circostanza e della durata di circa un'ora sarà proiettato a ciclo continuo in una sala al termine del percorso della mostra stessa, proprio per accentuare il valore della conoscenza della vita di questo genio dell'arte, oltre che delle sue opere. Fino al 25 gennaio 2018 il Museo dell'Opera Amo a Palazzo Forti di Verona ospita la mostra Botero, dedicata all'artista con oltre 50 opere di grandi dimensioni che ripercorrono la vita di Botero e mostrano il suo particolare e inconfondibile stile, caratterizzato dalla rappresentazione di figure con corpi smisurati e tondi, linee sintetiche e con colori brillanti che rimandano al mondo fiabesco dell'infanzia.